Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora, qui abbiamo una bellissima postazione con un fantastico personaggio che si chiama? Io mi chiamo Marco Lolli. Esatto, che posso dirti il papà di tante radio? Il papà di un po' di radio, sì, devo dire di sì. Ne abbiamo dato abbastanza, sì, di radio ne abbiamo fatte, ne continuiamo a fare. Allora, quando è nato il tuo entusiasmo per la radio? Il mio entusiasmo per la radio è nato all'età di ben 7 anni. Era un po' anzianetto, Era un po' anziano, perché devi sapere che quando io avevo 7 anni nascevano le radio libere. E da lì è stato un attimo, anziché giocare in cameretta, che ne so, con qualsiasi cosa che andava all'epoca, io avevo la radio e giocavo con la radio. E poi il gioco è diventato realtà. Già dai 10 anni in su mi sono già infilato in alcune radio importanti. E poi ho fatto tutta questa carriera o trafila per arrivare fino a qui, ecco, diciamo. Come si chiamava la tua prima radio? La mia prima radio era in realtà una radio importante di Roma che si chiamava GBR, che è stata una grande radio, una grande televisione, e io sono nato lì artisticamente, anche perché poi era la radio che avevo vicino casa, e quindi è stato un attimo andare a rompere le scatole ai vari speaker dell'epoca, che sono diventati poi dei nomi molto importanti del mondo della comunicazione, e ho iniziato lì. È stata una bellissima esperienza. Senti, proprio ieri, vabbè, a parte che insomma hai qualcosa in comune con la persona che ci sta facendo le riprese, nonché papà di Radio Doppio Zero, perché okay. Lui ha iniziato a 12 anni. Bravo, bravo, complimenti, così lui, si fa. È lui, bravo. Ieri appunto parlavo con un'altra persona che appunto ha iniziato con le radio libere. Qual è secondo te la relazione tra radio libera e web radio? Ma allora, le radio libere dell'epoca, perché si chiamavano così, oggi le chiamiamo radio commerciali, ma le radio dell'epoca si chiamavano radio libere, parlo della prima era, e cioè dagli anni 75 al 79, sono esattamente le web radio di oggi, stesso entusiasmo, stesso spirito, stessa mancanza di soldi e quindi di doversi inventare tutte le soluzioni possibili per andare in onda e per fare un buon prodotto, stesso entusiasmo e stessa voglia e coraggio di osare. Quindi la differenza per me fra questi due elementi non c'è. C'è da dire invece che dal 1980 in poi le radio cosiddette libere sono diventate le radio commerciali private e quindi diventavano delle aziende. È poi arrivata una legge qualche anno dopo che ha imposto a queste radio di non essere più un giocattolo e si è perso anche un po' l'entusiasmo del tempo. Quindi radio libere uguale web radio di oggi. E che cosa manca invece alla web radio di oggi? Al web radio di oggi manca innanzitutto il coraggio di osare un po' di più, studiare nuovi formati, di non fossilizzarsi sui formati standard della radiofonia italiana, buttarsi e di fare qualcosa di nuovo e di investire, e non solo a livello economico, io parlo soprattutto a livello di testa, in un progetto che sia tarato sulla su cosiddetti ascoltatori millennials, sui giovani. Mancano già in FM le radio per i giovani, in questo momento il web ha bisogno di radio per i giovani e questo è una gravissima mancanza di noi addetti ai lavori. Beh, tu invece appunto diciamo sei il papà di tante radio, raccontaci quanti bimbi hai. Quanti bimbi hai nel senso di quanti... Radio, quelli altri non li vogliamo sapere. Le radio, beh, Lolli Radio è un progetto da 6 radio web che è nato nel 2006, quindi ha 11 anni. Poi ci sono tutte le collaborazioni con Radio FM, con Radio 2, eccetera, però il mio giocattolino è Lolli Radio, che è nata per scherzo proprio col mio nome, si doveva chiamare Lolli Pop. Carino. Che trasmetteva essenzialmente pop facile. Poi l'abbiamo chiamata così perché un pubblicitario mi ha detto guarda che suona meglio Lolli Radio. Abbiamo lasciato così, ma tanto durerà un anno, un giocattolino. Ecco, dopo 11 anni siamo ancora qui ai vertici degli ascolti. È stato anche un grande impegno dal punto di vista sia economico che diciamo così, personale. Ce l'abbiamo fatta. Adesso la strada è in discesa. Non sappiamo quanto andremo avanti, quanto continueremo, che cosa lo Stato ci chiederà per andare avanti. Intanto ci siamo e siamo molto contenti di quello che abbiamo costruito, anche per lanciare questo settore, perché quando siamo nati noi non c'era praticamente nulla. Quindi questi 6 bimbi all'interno di Lolli Radio come si chiamano? Si chiamano Lolli Radio Happy, Lolli Radio Italia, che è l'ammiraglia, Lolli Radio Soft, Lolli Radio Dance, Lolli Radio Oldies e Lolli Radio Hits.
Lori Radio Happy è stata la prima, è quella che ho nel cuore ed è un formato unico, esclusivo, non esiste da nessuna parte, solo musica happy. L'ammiraglia è Lori Radio Italia, che trasmette però sì musica italiana, ma ha un archivio di 30.000 pezzi ed è una radio soprattutto oldies, orientata al passato, con canzoni che non ascoltate da nessuna parte, quindi molto particolare. Ho cercato di fare anche dei formati conosciuti, standard, ma che avessero del mio e qualcosa di diverso da tutti gli altri. Invece dare spazio appunto, non so, ai musicisti emergenti, le persone che hanno bisogno di essere lanciate in radio senza pagare soldi, perché poi sappiamo che ai musicisti vengono chiesti quasi sempre soldi. Guarda, io nella mia vita non ho mai chiesto soldi a nessuno. Lo so. E capisco chi lo fa, perché oggi soprattutto una radio FM ha dei costi spaventosi e purtroppo esistono delle misurazioni degli ascolti e dei passaggi della musica che sono impietosi e non ti permettono di passare i cosiddetti emergenti, perché purtroppo il pubblico cambia stazione. Se vuoi fare una radio leader, gli emergenti sono tagliati fuori, questa è la dura verità. È triste da ammettere, ma è così. E bisogna andare sul cosiddetto mainstream. Le mie radio non sono adatte a fare questo tipo di lavoro. Sicuramente c'è bisogno di una radio che tratti il cosiddetto mainstream quanto il discorso degli emergenti. Non vanno esclusi i due mondi, vanno conciliati. Io non lo faccio per ragioni precise, perché ho dei formati molto precisi, però è capitato spesso di trasmettere cose veramente molto esclusive che trasmettiamo solo noi. Se li vogliamo chiamare emergenti, diciamo così, va bene, ecco. No, sai perché ti facevo questa domanda? Sono sei, bisogna farla diventare sette, queste... quindi... Le licenze costano. Beh, però forse stai pensando proprio a una radio per le persone molto giovani. Sto pensando a una radio per le persone molto giovani. Io ti ho letto nel pensiero. Sì. Come la chiamerai? Lolly Radio Young. Carino, carino. Senti, intanto complimenti per tutto quello che hai fatto. Io torno in diretta. Ti facciamo tornare in diretta, complimenti per tutto quello che hai fatto e bocca al lupo per tutto quello che vuoi fare, che tanto sarà sempre fantastico come tutto quello che hai fatto finora. Grazie, troppo buona e un saluto a Radio Doppio Zero. Ciao, grazie. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.